Alla fine della vita terrena di Gesù, ancora i discepoli non comprendono. Senza lo Spirito che procede dal Padre, nemmeno l'aver vissuto per anni in compagnia del Signore è sufficiente per capire e per testimoniare la sua persona con la vita. Sappiamo bene che la domenica di risurrezione essi sono chiusi nel cenacolo. Ancora sono terrorizzati, propensi piuttosto a pianificare la fuga in Galilea che non magari a continuare la missione del loro rabbì, del loro maestro. Del resto, gli apostoli sono persone in carne ed ossa e i Vangeli attestano come essi siano percorsi in diversi momenti da ogni tipo di sentimento umano. E dunque credo naturale che in questo momento provino tanta tristezza. Il loro amico, il rabbì, il maestro, se ne va. Questo conta, che importa dove? A che cosa serve chiedere? Quando scrive, Giovanni ha però già sperimentato la forza dello Spirito Santo e in retrospettiva è in grado sicuramente di comprendere a fondo il motivo dell'insistenza di Gesù. Vi dico la verità, è bene che me ne vada. Ma è quasi certo che sul momento egli non li abbia per nulla convinti e chissà quale sarà stato il loro livello di comprensione della spiegazione che Gesù magari fornisce riguardo la missione del Paraclito. L'Avvocato, che per i giusti è consolatore e difensore, per il mondo verrà in veste di accusatore e sarà protagonista di una durissima requisitoria contro chi non ha creduto e che invece sta per condannare Gesù a morte. Gli apostoli, carissimi, hanno poi compreso e fatto le loro scelte. Per noi l'esito di questo processo è al tempo stesso responsabilizzante, ma anche consolante. Non è più possibile allora invocare l'ignoranza di questa sentenza per giustificare il rifiuto di Cristo e l'adesione al male, al principe di questo mondo. È però anche consolante perché stabilisce che la vittoria di chi sta dalla parte del Signore è una vittoria sicura. Non facile, no davvero, ma è una vittoria certa. Buona e santa giornata a tutti.